Bene, volevo aggiungere, giusto per concludere, rispetto alla presentazione appena fatta da Cristina, che al GDL 640, con tutti i rappresentanti delle agenzie, il GDL 640 viene affiancato dalla Task Force Annuario per quanto riguarda tutti i tematici di Ho Ispra, omesso. così come previsto all'interno del POD di predisposizione di questo report. E quello che è altresì importante è che tutti i rappresentanti dei componenti del GDL 640, e quindi i rappresentanti di ciascuna ARPA, si faranno promotori e portavoci dentro la propria agenzia per raccogliere i contributi altrettanto dei tematici appartenenti alla propria struttura. Ieri, per far sì che questo documento possa essere prodotto entro l'anno, diamo qualche anticipazione. Il CDR ha convenuto che il primo documento per quest'anno sorvoliamo e abbiamo concentrato la nostra attenzione sul secondo e sul terzo. E in particolare sono stati definiti un po' meglio che cosa si intendeva con box di approfondimento, e quindi lì daremo spazio alle agenzie, ma anche ad ISPRA, quindi a tutto il sistema, se ci sono degli studi, delle ricerche, dei processi, delle attività didattiche, che hanno particolare rilevanza su quei temi e che possono essere di rilevanza nazionale, di essere inseriti all'interno di questo documento, mentre lasciamo le specificità regionali, quindi le criticità o le buone prassi o le buone pratiche nell'ambito del terzo documento. Questo era un po' in sintesi quello che il gruppo di lavoro ieri ha definito per procedere su quello. Per tornare invece alla presentazione per cui noi oggi siamo qui, il Consiglio federale già a novembre ha deliberato la prosecuzione dell'attività del gruppo di lavoro 26, con la costituzione, che deve essere ancora realizzata, con la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro che dovrà provvedere a una piattaforma informatica, al popolamento di questi 60 immediatamente, i 49 che sono spunti di riflessione anche per tutto il sistema, per i direttori in fase di programmazione anche del nuovo programma triennale da stendere su come approfondire i singoli temi. Quindi ha deliberato un nuovo gruppo di lavoro che dovrà appunto fare questa vetrina e dovrà procedere al popolamento di questi 60 indicatori e successivamente anche ai 49 indicatori. Pertanto da domani partiranno le richieste all'agenzia, però come potete vedere questo è un documento fondamentale per il sistema perché rappresenta la base degli indicatori per tutti i report di sistema, siano essi tematici, siano essi intertematici, e pertanto risulta fondamentale anche avere all'interno del gruppo di lavoro una componente, che è la componente comunicazione, che meglio indirizzerà il gruppo di lavoro come poi poter pubblicare, poter rendere questi dati, questi indicatori pubblicamente ai cittadini e quali sono le migliori forme di comunicazione, perché oggi diciamo che i grossi tomi non vanno più. Quello che va è un'informazione sintetica, un'informazione ad immagine, vanno molto le infografiche, è un'informazione che deve avere delle schede sintetiche iniziali e poi magari avere dei riferimenti e degli approfondimenti e lasciare al lettore di andare a approfondire laddove vuole. Quindi c'è tanto lavoro da fare ancora, questo è solo l'inizio. Con questo lavoro ha rappresentato io dico un ottimo esempio di lavoro a rete tra il nodo centrale, tra
tutte le agenzie che hanno realmente partecipato all'attività e tutti gli esperti che sia all'interno delle agenzie ma che all'interno di ISPRA hanno consentito di poter svolgere in maniera efficace questo lavoro, perché ci hanno permesso al gruppo di lavoro, oltre ad analizzare freddamente gli indicatori, anche a poter fornire possibili soluzioni, perché altrimenti non siamo tutti deduttologi, noi facciamo parte del gruppo di lavoro prevalentemente all'area del reporting, non siamo tuttologi, ma il reporting si deve sempre affiancare con l'esperto tematico che più di tutti gli altri sa come trattare i dati e le criticità e le buone prassi da mettere in atto. Prima di chiudere la sessione volevo aprire la discussione se ci sono domande, altrimenti chiudiamo qui la giornata. Ci sono domande? Nessuno. È stato tutto chiaro? Siete stremati? Ringraziamo tutti i partecipanti oggi intervenuti, ringraziamo l'organizzazione, ringraziamo il CNR che ci ha permesso e ci ha dotato di questa bellissima sala e ringrazio tutti i partecipanti al gruppo di lavoro che fino alla fine hanno fornito il loro contributo in maniera efficace ed efficiente, e tutti gli esperti ISPRA e del sistema che hanno dato una mano alla realizzazione di questo, io dico, importante documento che rappresenterà la base per il futuro su cui lavorare, compresi tutti gli altri gruppi di lavoro, perché questo gruppo di lavoro intertematico si è interfacciato con i gruppi di lavoro tematici e in particolare con tutti i gruppi di lavoro dell'area 5 per qualità dell'aria, acqua, rifiuti e controlli e ambiente urbano. Quindi è stato veramente un lavoro di gruppo, un lavoro a rete che è durato 2 anni, ma ha portato, a mio parere, a un efficiente risultato. È un ottimo risultato. Grazie, alla prossima.